Buongiorno amici, benvenuti. Io sono Paolino e gli ospiti di oggi sono due, perché è un po' una puntata particolare. Abbiamo un ospite che è già stata qui al Salottino ed è una chitarrista, non solo, violinista, fotomodella, ed è accompagnata praticamente dal suo produttore, perché io non so il portoghese e con l'inglese non mi comporto molto bene. Lui è un produttore, un chitarrista fantastico, un ingegnere del suono. Signori e signore, al Salottino Blues abbiamo Mercedes Afonso e Enrico Sesselego. Ciao ragazzi. Ciao, allora, come stai? Ho detto buongiorno. Bene ragazzi, voi come state? Bene, 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 assolutamente. L'orario è un po' diverso, ma lo stavi spiegando tu, go for it. Sì, allora, praticamente non è di sera, è di giorno perché... Enrico è in Giappone per lavoro, infatti si vede dietro un piccolo mixer. E poi si vede pure che sono le 4:20 di pomeriggio qua. Ecco, e qua invece sono le 8:15, quindi 4:20 esatto. Più o meno. Esatto, esatto. Io praticamente sul telefonino mi sono messo i due orari, Italia-Giappone, che così hai fatto, almeno... Hai fatto bene. Sapevo... più o meno come comportarci. Bellissima questa cosa, un po' ti invidio essere in Giappone, perché io è un posto che adoro, amo tantissimo, prima o poi ci metterò piede sicuramente. Dunque, noi siamo qui oggi a parlare appunto perché con Mercedes ci siamo già conosciuti, abbiamo avuto una bella chiacchierata ad agosto con lei e abbiamo saputo, ci ha comunicato che ha fatto un nuovo singolo e tu gli hai dato una grossa mano, Enrico. Sì, grossa mano. Beh, guarda, ti dico che in realtà la cosa con Mercedes è nata dal fatto che ci siamo più o meno conosciuti alla sua performance di Padova a novembre dell'anno scorso, a maggio di quest'anno c'è il guitar show. C'ero anch'io. Ah, c'eri anche tu? Ok. E niente, poi ci siamo scritti tutto quanto, abbiamo iniziato a pensare a una collaborazione e questo singolo a me sembrava quello che potesse avere più potenzialità. Era già, cioè la struttura della canzone è qualcosa che, sulla quale io non ho messo particolarmente bocca, perché mi interessava, è una canzone un po' eclettica, se ce l'hai presente, passa da un mood a un altro. Però c'erano alcune cose che ovviamente potevano essere modificate, più che altro migliorate sia dal punto di vista timbrico che un po' dal punto di vista del groove. Quindi in realtà in questo caso io penso che faremo delle cose in futuro ancora con altri brani, magari ex novo, magari dei nuovi brani e tutto. Però in questo era un po' un esperimento per capire come lavoriamo insieme, io penso che lavoriamo bene. E ripeto, lei mi ha chiesto di scegliere tra virgolette tra qualche canzone, qualche brano. Io a questo l'ho individuato come, ripeto, quello che secondo me potesse essere più interessante anche per dare un contributo, che fosse timbrico. Per esempio le chitarre le abbiamo riregistrate, sul groove qualcosa era da modificare, le ho chiesto di darmi un paio di rullanti separati, insomma da poter metterci anche delle mani nel mix. Quindi il mio intervento di produzione è stato timbrico per quanto potessi farlo, ma anche sì, un po' di arrangiamento generale su alcune cose. Bello, fantastico. Beh, poi tu comunque so che tu hai lavorato anche con Steve Vai. Sì, Bear, sì. Quindi, sì, insomma... esatto. Mi sono graduato in chitarra e in engineering al Musician Institute di Los Angeles ormai 24 anni fa, 25 anni fa. No, scusa, graduato no, 20 anni fa più o meno. E dopodiché ho iniziato a lavorare con è stato un po' difficile, però sono entrato a lavorare con Steve Vai per un po' di tempo in studio e poi successivamente il Musician Institute mi ha richiamato per insegnare, quindi ho insegnato in realtà per 6 anni e mezzo, ho insegnato al Musician Institute, ho insegnato appunto teoria della console, esattamente con questo tipo di console, con SSL, Pro Tools, software, sì. E nel frattempo lavoravo con Vai, poi io con Vai ho un po' staccato, ma proprio volontariamente, perché iniziavo a essere un po', diciamo, delle esigenze differenti anche per me, volevo suonare perché io suono, e poi ho beccato Gilbert, con lui ho fatto un album in studio che si chiama Spaceship One nel 2005, e in realtà Gilbert poi l'ho ribeccato, mi ha richiamato, è stata una cosa molto interessante, quando io sono andato via dagli Stati Uniti, che mi ero un po' stanco sinceramente, e mi ha richiamato quando ero in Europa, e ho fatto con lui 3 tour. Tre tour europei con Thomas Lang alla batteria, eccetera, eccetera, molto figo.
Sì. Molto, molto figo. Io poi dopo il Musician History ho insegnato al SAE. Il SAE è una catena School of Audio Engineering che, di origine australiana, ma è una catena che c'è da tutte le parti del mondo. E ho insegnato a quello di Nashville, che era il quartier generale americano, per un po' di mesi. E grazie a questa esperienza qua, in realtà, poi io ho insegnato al SAE di Cape Town per qualche tempo, Città del Capo, nel 2018. Anche a Mumbai in India c'era un SAE, ho fatto un po' di periodo là. Poi in realtà io, giusto per riassumere velocemente, in questi ultimi 10 anni ho investito molto in Asia, quindi io vengo qua ogni anno almeno 2 volte all'anno, almeno, cioè 2 volte all'anno, ora come ora 2 volte all'anno, perché di più non riesco a fare. Vado in Sudafrica e in India una volta ogni 2 anni più o meno. E poi, siccome io sono brand ambassador per Antelope Audio e per Ollo, le cuffie, faccio per Antelope, ho fatto 2 volte Sud America, l'America Latina, dal Messico in giù, i workshop e i seminari, che parlo anche un po' lo spagnolo, cioè parlo anche lo spagnolo perché ho vissuto in Spagna per un periodo. E niente, tra l'altro l'ultima cosa, che è una cosa veramente di 4 settimane fa, che mi lusinga, ma mi incasina anche la vita non poco, è che adesso mi hanno assunto a tempo indeterminato come docente di elettroacustica al Conservatorio di Bologna. Quindi io abito a Cagliari, ma sì, esatto, sono di ruolo a Bologna, che è molto prestigioso, che Bologna è una sede molto prestigiosa. Insegno elettroacustica, quindi tutta questa roba qui. Ed è un contratto, sono diventato uno statale, per parlare come direbbe Zalone. Posto fisso. Allora, è il posto fisso, che poi è una figata, perché il posto fisso in un conservatorio non ti obbliga ad andare lì tutte le settimane, se no non l'avrei preso, ma devi fare un tot di ore all'anno che ti puoi più o meno distribuire. Infatti io sono qua adesso, però io domani, martedì, torno in Italia, ho 3 concerti in Friuli, vado direttamente in Friuli, ho 2 concerti con un trio molto figo, con Marco Scipione, sassofonista, di Eros Ramazzotti, Daniel Fasano, batterista, e Gianni Rogliati, 2 serate a Udine, e poi suono io con musica contemporanea a Pordenone, dopodiché finalmente torno a Cagliari. Ma tutto questo per dire che torno a Cagliari 2 giorni, che il 17 vado a Bologna per fare 3 giorni di lezione prima di Natale. Quindi sì, è un po' così. Comunque, ho fatto Cagliari, un po'. Sì. Torno un po' nella mia terra, no? Una terra che io sono di Palau, provincia di Sassari. Ah, ok. No, non l'avevo capito che fosse. Beh, comunque il tuo cognome effettivamente è sardo. Sì. Io ho un'amica di Sassari che si chiama appunto Arras di cognome, quindi ci siamo. Tornando al progetto con, appunto, con Mercedes, penso che insomma il discorso è nato da me, nel senso che sono io che l'ho contattata dopo averla sentita suonare a Padova, e poi niente, ci siamo scritti così come lovers di musica, music lovers e tutto quanto. Ho fatto un po' di complimenti per le sue cose, che comunque ha una vita effettivamente molto intensa, la sua soprattutto, no? E niente, quindi abbiamo deciso di fare questo singolo qua, ecco, che ormai è pronto e cucinato da un po' di tempo, sì. Bellissimo. E anch'io, Mercedes, ho avuto la fortuna di conoscerla a Padova, uguale. Okay. E quindi poi la stessa cosa, l'ho contattata per cercare di fare appunto l'intervista a Salottino, e ci siamo riusciti. Poi ad agosto infatti abbiamo fatto una bellissima chiacchierata insieme a Sara Maraston, che gli faceva da interprete, perché io giuro mi devo mettere dietro a riprendere l'inglese, che tantissimi anni non lo parlo più, veramente tantissimi anni, e tantissime cose te le dimentichi poi quando non le fai, no? Quindi ho bisogno, certo, sempre, come tutte, certo, le cose. Certo. Vabbè, ovvio. Mercedes, è strepitoso il tuo singolo, come sempre io ti seguo in tutti i social, e bello, veramente bello questo singolo che hai fatto. L'idea da dove ti è nata per farlo così? So, go with the translation. Okay. So Mercedes, your single is actually very nice and interesting, and basically, how did you get the inspiration from it? And yeah, how did you get the idea from that single itself? Okay, so I made this album. This is actually a really old album. It's from 2017. And then I did a remaster. And when I was in Padova, this song was already online. Yeah, and then Kiko heard it and he said, I like the song.
The thing is, I always wanted to do like club songs with guitar, and this is my first attempt to do it, because there's not so much clubbing and guitar going on like anywhere. I don't hear it that much. Like maybe some David Guetta has a little bit of guitar or something, but I wanted to go really, really heavy with some really heavy beats and heavy guitar. So that was just my idea, and I was trying things out, and I thought, it's okay. So should I go for the translation, no? Yeah. Quello che ha detto in realtà è molto interessante, perché in realtà è esattamente quello che a me interessa. Scusate, sono gli assistenti che passano qua dietro. E quello che ha detto è interessante, perché lei ha sempre voluto fare club music, e quindi musica che potesse suonare nei club. Infatti c'è un beat molto strong, se ci pensi, nel brano, ed è per quello che abbiamo cercato di renderlo ancora più forte tutto, e secondo me è una buona chiave, perché in realtà non c'è una ricerca del virtuosismo per sé o del classico brano della forma metal, ma c'è proprio una ricerca del disco, del beat, no? Lei dice, non molti lo fanno con la chitarra, magari David Guetta o qualcuno del genere, ma sicuramente non così. Not in this way. And don't worry. Leggio questo. I giapponesi sono fantastici. Sono mitici. bellissimo che ho sia ragazzi che ragazze come assistente, è una figata, c'è molto interesse. Obviously there is a lot of interest in for engineering, also for girls here in Japan, a lot actually, which is actually kind of cool if you think about it. There's not so many girls, if I can compare to the conservatory of music in this field, but here there is a lot. Sì, quindi il discorso è, la sua ispirazione è sempre nata da fare tipo club music. Questo album era già uscito qualche anno prima, a Padova la canzone era pronta, l'abbiamo riesumata, come stavo dicendo io all'inizio, l'abbiamo riesumata dopo che abbiamo individuato una canzone sulla quale lavorare. Sicuramente, ecco, ti aggiungo questo, che continuando, come credo e spero, la collaborazione con Mercedes, credo che il mirino sarà puntato in quella direzione, che a me va bene, perché io faccio molto rock, faccio molta altra roba, però la roba disco, le club music a me piace, è sempre piaciuta, quindi se trovi un artista come lei che vuole fare quella roba là, sicuramente io posso dare un apporto principale. Mettila così, questo brano qua è una 50% di collaborazione, cioè un 50% della potenzialità che avrebbe potuto avere se avessimo iniziato da zero. Per alcune cose, sicuramente. Wow. What I'm saying, Mercedes, that if you think about it, we actually, on this song, we fixed some stuff together. I asked you more stuff, but if you think about it, if we were planning from the beginning together, it would be like 50% even more potential of the song, because we can actually plan the disco stuff. And I was saying to Paulino here that the club stuff is something that I like to do, and if you are in this mood, we can definitely work on something from the beginning. And even for the guitars, if you think about it, I made you redo the guitars. And Paulino, per esempio le ho chiesto di riregistrare le chitarre per avere un tono un pochettino più chitarristico, più credibile, però anche lì i miglioramenti sono sempre esponenziali. Per esempio, magari la prossima volta, avendo più tempo, ti dedichi in una maniera diversa. Ci vuole un po' di tempo per la scelta del suono, anche perché se l'arrangiamento non ha milioni di suoni, in realtà quindi è necessario che ogni suono sia il più pertinente possibile, se ci pensi bene, no? Chiaro. Sì. Poi lei ha usato la sua chitarra preferita, quindi... Your preferred guitar? Minia? Mine? Yes. Yeah, it's like the Gibson SG, or this pink one, this one. Yeah, exactly. Quella B è fantastica, quella chitarra lì è strepitosa. Esatto. Eccola lì. Mamma mia, quanto è bella. È veramente bella la chitarra. Particolarissima. Molto, molto bella. E quindi l'idea adesso è di fare altri brani. Ma sì, secondo me the idea is to keep doing some other songs together, and I was
So let me actually tell it to you and then I translate it in Italian, so the other way around. So I think the idea is actually to do it, to work on some more stuff, maybe understand better which direction we can take. Actually, we were thinking with the Mercedes when we talked the first time to actually do like an EP release of like let's selected songs we can work together and as to and it can be under our collaboration team. Quindi Paolino, quello che dicevamo che inizialmente, se ricordo bene, nella nostra iniziale collaborazione verbale, nei nostri contatti iniziali, pensavamo di fare un EP, cioè nel senso di selezionare delle canzoni o che sono già fatte, quindi di metterci mano, o canzoni nuove e di magari farli uscire con una specie di EP, sempre sotto il nome di Mercedes chiaramente, però dove abbiamo una collaborazione diretta tra me e lei. Però siccome io so quali sono i tempi, normalmente i tempi di queste cose sono sempre lunghi, come vedi abbiamo fatto un solo brano che comunque ci è voluto un po' di tempo per costruirlo, perché era importante capire se il team funziona. Per me il team funziona, team is fine, for me the team is fine, e quindi it's a green light, luce verde per fare altre cose sicuramente. Io penso che ovviamente ormai siamo nel 2024, io devo finire un album in realtà di chitarra per un compositore che sta in Svezia, quindi sotto Natale sarò preso, ma io penso che l'anno prossimo, l'inizio dell'anno prossimo, gennaio o altro, saremo di nuovo sul pezzo. I was saying that I have to do some guitar recording for an artist in Sweden now for the Christmas, but after that, maybe in beginning of January, we can start talking and see to come up with something else together, pretty much. We can decide more stuff, you know, and yeah, exactly. I think it's always a matter of degree, because you always like want to do a big album and everything, but then actually you need to deal with your life. I got a specific life, she got a specific life, so it's better not to rush, or better to rush with a few things instead of rushing with a lot of songs and make it not really the way you want. Quindi Paolino, dicevo che chiaramente è meglio non avere troppa fretta, o meglio, è meglio avere fretta con poche cose che, piuttosto che dedicarsi a mille cose e cercare di finirle. Quindi siccome lei ha la sua vita molto particolare, io ho la mia vita molto particolare, considera che a febbraio o sono in Australia o sono in Indocina, oppure per lavoro vado appunto di nuovo a Città del Capo, sono di nuovo qua a maggio per 4 settimane per lavoro, più in mezzo c'è tutte le cose del conservatorio, quindi il timing è da trovare, ma si può fare, chiaramente, è ovvio che si può fare. La volontà c'è, the willing is there, right, Mercedes? We're gonna do it. Anche Mercedes non è che si risparmia. No, infatti, Mercedes, she's one of the kind that she does everything 100%, pushing, right? It's too much. But you're doing it, so it's good. Quindi yeah. Mercedes fa un sacco di roba, modella, suona, come dici tu Paolino, spinge moltissimo, quindi c'è poco da fare. Ma secondo me va bene, cioè bisogna spingere con i giusti degree, spingere, è come io lo chiamo a volte un'informazione in MIDI, sai che il MIDI c'è il segnale uno dietro l'altro, se tu metti tutte quante le informazioni piano piano fai tutto. Esatto. Cioè, se tu porti avanti un po' una cosa dopo l'altra, poi alla fine tutto coincide, riesci a fare il singolo, riesci a fare il mix, riesci a fare le altre cose. Tanto lavoro e vabbè, poi il mondo della musica, il tempo passa in maniera diversa, non so a voi, ma io ogni volta che è qualcosa di pazzesco. Sì, comprime e dilata a seconda dell'impegno, è vero, it's true. Io... music is always a compression, and time is always a relative thing, sometimes it goes too fast, sometimes it compresses, sometimes it's just, it's very strange, no, è vero, e purtroppo gli anni passano, quindi secondo me il segreto è comunque fare le cose. Nel senso, secondo me io quello l'ho imparato quando ero in America, meno male perché per quello ho una formazione americana, cioè comunque bisogna fare e poi si può anche sbagliare, beh questo è il normale, le normali cose, però comunque fare secondo me è la cosa migliore, c'è poco da fare. Sì. Sembra logico, ma per molti non lo è, uno sta là a pensare mille cose prima di fare, ma in realtà bisogna veramente, è proprio vero come si dice in italiano, che chi comincia bene a metà dell'opera in realtà, no? Bravo. Ed è proprio vero, assolutamente sono sì. Sono d'accordo, io infatti ho appena formato adesso un nuovo trio con me, prima eravamo in 5, poi siamo passati in 4, poi ho detto ragazzi, secondo me il numero perfetto è 3,
quindi mi spiace per quelli che dovranno andarsene, ma io voglio un trio per fare le cose un po' più curate. E poi sto preparando un mio singolo, e nel frattempo ho il salottino, e quindi come dici tu, non bisogna fermarsi, perché se ti fermi poi perdi no, non puoi pensare di fare il salottino per un tot e poi il singolo per un altro tot, non funziona così, la vita va avanti veramente. So, Mercedes, Paulino was telling that he has a trio, he used to have a quartet, but now he wants the trio, and of course, in the meantime he's doing the trio, he's been doing the trio, of course he got the salottino, this little space going and everything. It's not that you can focus on one thing for months and then do the next thing. You kind of have to do everything together and everything move forward. And so the more things you do, the more things you have to do in the same time, kind of, nello stesso tempo, no? Ma tu, Paolino, dove sei tu di base adesso? Adesso a Varese. Ah, Varese, okay. Okay. Mio padre abita vicino a Varese, abita a Bregano. Vicino, okay. Vicino a Gavirate. Sì, praticamente... Là vicino, vicinissimo a te. Sì, 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 molto vicino. Gavirate, ci sono tantissimi sardi. Beh, e poi c'è anche Paola Nessi, c'è la scuola di Paola Nessi, chitarrista, là. Mi ricordo, c'è un ragazzo di là. Comunque, sì. Ma il singolo adesso è dappertutto praticamente, oltre a avere fatto fisicamente il CD, l'avete messo anche sulla rete, quindi lo troviamo dappertutto. Sì, sì, se ne sta occupando Mercedes. Beh, Mercedes adesso sta cercando di capire un management che sia giusto, perché okay. Effettivamente il discorso è quello, cioè i brani nello streaming è una goccia nell'oceano, per usare proprio una parafrasi molto semplice, e quindi in realtà ci vuole un po' di pitching di qualche management. Mercedes, I was telling that you put the single online, and it's on the streaming platform, but of course you've been looking for the right management to push the project in the best way, because otherwise it's just a drop in the ocean, right? Yeah, sì, quindi l'idea è... Ma infatti, guarda, la cosa bella dello streaming, una delle cose belle è che tu lo metti online ed è lì, però non è che deve fare il boom subito, può anche farlo dopo, cioè nel senso tanta roba viene recuperata con dopo, non è come la vecchia... idea del CD, che era importante quando usciva l'album che ci fosse una grande promozione a livello mondiale perché l'album avesse il boom di vendita iniziale. Lo streaming ti dà la possibilità di avere qualcosa che è sempre lì, e che anzi, magari perché lei è una modella o perché lei fa altro, giustamente ci si arriva per vie traverse. Però un management, yeah, secondo me è la cosa più giusta, perché adesso stiamo, yeah, lavorando, diciamo, nei ritagli di tempo e tutto, però poi se devi iniziare a suonare dal vivo, devi iniziare a proporre la roba, è chiaro che lei avrà bisogno di un supporto di tipo anche finanziario, ecco. Sicuramente. Certo, certo. Perché l'impegno cresce. L'impegno cresce e poi c'è bisogno di altro, insomma, c'è bisogno di un supporto, di una strategia. Certo. Per adesso questo si può fare in differita, però poi per il futuro... La strategia è avere un management o qualcosa che comunque dia la possibilità di poter portare la musica fuori. We're talking about the management idea, Mercedes, yes. Of course. Yes. I think you understand everything. Yeah. Molto sì. Bello. Beh, io nel mio piccolo cercherò di promuovere il più possibile. Ma sì, sai, queste attività sono sempre anche. Queste interviste sono sempre delle ottime occasioni, poi per carità, adesso io e te ci conosciamo, quindi sicuramente, insomma, è stato piacevole. Mi dispiace per questo incasinamento degli orari e tutto, anzi, meno male che ce l'abbiamo fatta dallo studio. E vedi, cioè, alla fine è quello che dicevamo prima, no? Non bisogna mai farsi dei problemi, non si può, si fa e basta. Poi... Si fa un po' last minute come per l'intervista, ma l'abbiamo fatto. Sì, sì, poi è chiaro, il tuo, esatto, canale darà visibilità a Mercedes, ma secondo me, ripeto, è una cosa in work in progress, in a bit. Certo, yeah. Certo. Quindi Mercedes, io come al solito sono super contento di averti qua al salottino. Attendo chiaramente evoluzioni del tuo lavoro, seguendoti chiaramente sempre. E una cosa però non ho chiesto, il titolo del singolo. Il titolo? Sundown. Oh, ok. Sundown. Yeah, Sundown. With the copper like this. Yeah. We actually have a little
going back and forth for the cover, and because I like her, because a me interessa. Abbiamo avuto anche una piccola un piccolo scambio di messaggi per quanto riguarda la, la copertina, perché secondo me lei, essendo una modella, avendo quel physique du rôle, come si dice in francese, no, del, della performer, secondo me può decisamente caricare, cioè dare questo tipo di immagine, nel senso che lei fa tipo metal, disco metal, come lo vuoi chiamare, però in realtà secondo me l'immagine della copertina può essere veramente fashionable, non deve essere per forza qualcosa che ha le tombe o le croci, al contrario, no, nel senso, assolutamente. Quindi è, no, il bello è quello. I was saying that, Mercedes, that when we talk about the cover, right, we have a little chat, yeah, about that, that we have lots of chats about it. Yeah, because what I feel is like, because you have like a very multi-face career about modeling and everything, that even though you do like a club metal, whatever we want to call it, but even though it's metal, it should be more you, like more like fashionable kind of deal on the cover, even for the future. I mean, you're a model, you do this, you got the physique to roll, like it's called in theaters, and that's why I wanted you to be really like shiny and like the fashion way, which you are. And I think for the next cover, it's gonna be even more. That's my idea. But I mean, whatever. yeah. I get what you mean, but I thought all this like shiny glitter stuff and everything, all this model stuff, like it's too much. Nah, it's never too much. Non c'è mai troppo, secondo me. And by the way, you're concerning, which is good, but trust me, you're far away to be too much. Secondo me, lei dice che è troppo, ma secondo me è lontana da essere troppo in realtà. No, infatti, poi questa copertina col fondo nero e lei lì così buca l'obiettivo, Sì, assolutamente sì. Ma io avrei voluto anche addirittura più spinta, però sì, ci siamo. Sì, secondo me, ma in futuro, in the future, I think that's the way to go. She's a model, she's a violinist model, blah 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 blah. So I want her to be the fashion model on the cover. I think that's gonna be a good combination. Ah, come on, it'll be fine. Ottimo, ragazzi, io mi devo mollare tra veramente qualche minuto. Infatti, guarda, ci salutiamo perché ti lasciamo, sappiamo benissimo i tuoi impegni. Ti ringrazio tantissimo. Grazie mille di questo tempo. Grazie, thank you for the coffee time. Grazie per il coffee time. Vado a fare colazione io. Esatto. Grazie a te, Paolino, grazie. Grazie, ciao. Paolino. Ciao. Salutiamo tutti. Ciao. Un abbraccio.